Si era diffusa la notizia, al di fuori del regno, della malattia e la morte del re che aveva due figli e della loro intenzione di celebrare le esequie funebri. Invitarono perciò al banchetto tutti coloro che fossero venuti a conoscenza del fatto. Il banchetto funebre sarebbe avvenuto di lì a 3 anni. Naturalmente la notizia si diffuse ampiamente. Quando giunse l'estate in cui dovevano essere celebrate le onoranze funebri, allora prefissa arrivò a tal moltitudine di gente il cui numero nessuno era in grado di valutare. Si costituirono allora numerose sale, circondate da molte tende. Quando fu trascorsa la prima giornata e sera, un uomo entrò nella sala. Era così imponente da non avere uguali, e dal suo abbigliamento si indovinava che aveva militato sotto gli illustri capitani. Penetrò quindi nella sala, avanzando al cospetto dei fratelli, dove parlò per chiedere quale seggio gli avrebbero attribuito. Venne da loro salutato cortesemente e venne pregato di sedere sulla panca più alta. Occupava lo spazio di due uomini. Appena si fu seduto, gli venne portato da bere come agli altri, ma nessun corno portoio era tanto capiente che non riuscisse a vuotarlo d'un fiato, e tutti constatarono che nessuno poteva dargli al pari. A questo punto giunse a quel banchetto un secondo uomo ancora più prestante del primo. Tutti e due avevano cappucci ampi e ricadenti. Quando giunsero davanti al trono dei giovani re, li salutò come si conviene e chiese che gli venisse assegnato un posto a sedere. Decisero che dovesse sedere accanto al primo venuto, sulla panca più alta. Quindi l'uomo si avviò verso il posto destinatogli. Presi insieme, i due occupavano lo spazio sufficiente per 5 uomini. Tuttavia il primo era bevitore meno resistente del secondo, che traccannava con tanta rapidità da vuotare con disinvoltura un corno portoio dietro l'altro, e tuttavia non si notavano segni di ebbrezza. Peraltro si era mostrato rissoso nei confronti dei vicini e non aveva esitato a mandarli a gamba all'aria. Il primo venuto invitò a una disputa di versi. Comincerò io per primo. Stese le mani verso di lui e recitò la strofa. Dimmi delle tue imprese, questo volevo chiederti. Dove vedesti il corvo sul ramo frangere gonfio di sangue? O hai più spesso altro cercato, sedendo sul seggio più alto, che non offrire cadaveri sanguinanti sul campo degli uccelli della strage? Parve all'altro che sedeva nella parte esterna della panca che fosse venuto il suo turno nel certamente poetico, e recitò la strofa di rimando. Taci, di sedentario hai fama, tu che sei un codardo, mai hai compiuto quanto io potrei invece a termine. Tu non hai ingrassato con la spada il lupo nel gioco delle armi, tu non hai dato al grigio destriero che vai ciancicando, sangue da bere, replicò il primo venuto. Dal mare noi facemmo al destriero la prua massiccia correre sulla schiuma, sulla corazza polita intanto scendeva dal fianco il sangue, la lupa digrignava le fauci e l'aquila quetava la fame sul collo degli uomini arrossati di sangue, procurandoci la farina compatta del sereno. Riprese allora chi gli stava accanto. Nessuno io vidi di voi, dove aperto trovammo l'approdo di Eivagar, per il bilancio destriero della via dei Gabbiani, e cavalcando i barili della farina, davanti alla costa, annodammo dalla collina il cappio possente del corvo davanti alla prova arrossata. E fu quindi la volta del primo a recitare. A noi seduti sul seggio più alto non s'addice seguire la disputa su chi più glorioso sia stato. Tu stavi in piedi dove portò l'onda il cervo dei rostri. Nello stretto mentir io servo dove la vela manovra al porto la prua vermiglia. Il secondo venuto allora concluse. Bjorn, abbiamo entrambi seguito e talvolta Ragnar in ogni scontro dei rostri. Ci dimostrammo guerrieri, fui dove gli eroi combatterono, là, nella terra dei Bulgari. Ricevetti una ferita al fianco. Vieni vicino, compagno. Si riconobbero alla fine e continuarono a banchettare.